Vi ricordate quando Renzi annunciò a Rete Unificate che avrebbe abolito Equitalia? Era a luglio dell'anno scorso e le sue parole furono queste. Entro la fine dell'anno faremo il decreto che cambierà il nostro modo di concepire il rapporto tra fisco e cittadini. Confermo che entro l'anno bye bye Equitalia. In effetti, ora Equitalia non c'è più, ma è stata fatta la solita opera di maquillage. In sostanza ha solo cambiato nome. Ora l'ente si chiama la nuova Agenzia delle Entrate, riscossione. La cosa incredibile è che Renzi non si è limitato a cambiare semplicemente una sigla, ma ha reso questo ente per la riscossione ancora più bastardo e spietato di prima. Sì, perché il fisco, ora, mantiene gli stessi poteri, ma è ancora più veloce di prima nel convincere molte persone al suicidio. Volete sapere come? Ora vi aggiorniamo sulle ultime novità in materia di pignoramenti. Dal 1 luglio di quest'anno, pignorare il conto corrente in caso di debiti fiscali e cartelle esattoriali diventa più facile e veloce, e questo lo possiamo leggere su guidafisco.it. La nuova Agenzia delle Entrate e Riscossione, che ha preso il posto di Equitalia, avrà la facoltà di accedere a diverse banche dati, procedendo al pignoramento dei conti correnti in modo diretto senza dover chiedere l'apposita autorizzazione al giudice. Ma soprattutto le somme saranno immediatamente bloccate e rigirate al fisco per gli importi a debito. È questa la vera novità. Insomma, una volta entrate in vigore le disposizioni del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio del 2017, il nuovo ente, che opera sotto la vigilanza e il controllo dell'Agenzia delle Entrate, avrà accesso all'immensità dei dati dell'anagrafe tributaria. La nuova Equitalia potrà accedere anche alla banca dati INPS, ottenere le informazioni che servono, come ad esempio i dati relativi al rapporto di lavoro, e procedere col pignoramento dello stipendio, della pensione e dell'indennità. In pratica, nel momento stesso in cui vi notificano la cartella esattoriale, l'agenzia non deve più rivolgersi al giudice per citare in giudizio il debitore e attendere la sentenza, in quanto la cartella di pagamento è in sé già un atto esecutivo al pari dell'atto di precetto, ossia l'atto che intima al debitore il pagamento del debito entro 10 giorni dalla notifica. Trascorso il termine, l'ente della riscossione può subito inviare alla banca l'atto di pignoramento ancora prima di notificarlo all'interessato, per poi invitare quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto entro altri 60 giorni. Se il debitore poi non riesce a pagare quanto dovuto, allora il fisco richiede alla banca di versare l'importo pari al debito, senza la necessità di una sentenza di un giudice. Ecco amici, inutile aggiungere altre parole all'agghiacciante situazione in uno Stato che si trasforma in aguzzino, muovendosi senza scrupoli in una situazione economica del Paese che è ai minimi termini. Detto questo, vogliamo comunque svolgere la nostra piccola parte di servizio pubblico, informandovi che se qualcuno di voi, e noi speriamo di no, dovesse ricevere la notifica del pignoramento sul conto corrente, per impedirlo e difendersi deve svolgere da subito queste azioni. Prima, deve presentare entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento una richiesta di rateizzazione e, una volta accettata la richiesta e pagata la prima rata, potete presentare subito la richiesta di sblocco del vostro conto corrente. È importantissimo sapere inoltre che il debitore non deve venire totalmente privato del conto corrente su cui riceve l'accredito dello stipendio o della pensione. Il blocco, infatti, deve preservare un minimo vitale che è pari a 3 volte l'assegno sociale, e cioè 1.345,56 euro. Questo significa che il pignoramento si estende solo alle somme eventualmente presenti sul conto che eccedano da questo limite. Ecco, un'altra soluzione sarebbe quella di non far mai rimanere sul proprio conto corrente somme superiori a questa. Bene amici, io non me la sento di aggiungere altro, perché l'unica cosa che mi viene in mente è immaginare una delle nostre classiche famiglie italiane che con sacrifici enormi manda avanti la sua piccola attività per sopravvivere e magari per far sopravvivere qualche suo dipendente. Il governo di tutto questo se ne frega e invece di trovare soluzioni per venire incontro ai propri cittadini, studia e trova soluzioni per essere ancora più cinico e spietato. E tutto questo grazie al governo di Matteo Renzi.
Grazie per averci seguito, condividete questo video perché è molto importante farlo sapere a tutti, dateci una mano con la nostra sede, abbiamo ancora bisogno di un po' di soldini, siamo arrivati ai 4.800 euro, fino a 15.000 ce ne vuole un po', quindi dateci una mano se volete che questa piccola redazione cresca e ci vediamo al prossimo video.